Il Ponte della Pietra in Verona, formato da due arcate romane e tre medioevali, costituiva un elemento insostituibile del panorama della città e quasi un sigillo di nobiltà. Il 25 aprile 1945 un'assurda follia militaresca ne causava la distruzione. Unici elementi superstiti, l'arcata contigua alla torre di Mastino della Scala e i monconi delle due pile romane. La liberazione è avvenuta con la disperata volontà di ridonare alla città il millenario ponte. Furono iniziati a cura della soprintendenza ai monumenti il recupero del materiale e gli studi degli elaborati per l'ordinamento dei rilievi. Consulenza dei professori Anti di archeologia, Danuzzo di statica e Marzolo di idraulica fu possibile avviare la progettazione. I blocchi lapidei, dopo essere stati raccolti nell'alveo del fiume, studiati e rilevati in ogni dettaglio e riprodotti in gesso in scala 1 a 10, venivano accantonati per l'eventuale restauro prima del reimpiego. Al contempo, ad opera del comune, si provvedeva a gettare una passerella per collegare le due sponde. Scopo di facilitare la localizzazione dei singoli blocchi, fu delineata una squadrettatura ideale dell'alveo fluviale. Recuperati tutti gli elementi possibili sulla scorta dei rilievi, delle fotografie e dei modelli in gesso, si affrontarono i primi studi di ricomposizione. Successivamente si passò alla elaborazione di un modello del ponte con l'impiego dei blocchi di gesso corrispondenti alla totalità del materiale recuperato. Si giunse così a stabilire il numero dei blocchi mancanti. Per la costruzione del materiale mancante furono riaperte vecchie cave e ogni blocco venne contrassegnato da un marchio speciale che ne consentirà per sempre l'individuazione. Con l'ausilio di mezzi meccanici idonei, grua, comandi elettrici, decoville, eccetera, si organizzò un imponente cantiere di lavoro. Le operazioni di ricostruzione, iniziate il 4 febbraio 1957, cominciarono col rimontaggio della prima pila romana, il rinforzo della seconda e il rinnovo della platea di base della terza, di età medioevale.
Considerato il fatto che a causa del particolare regime idraulico dell'Adige, il lavoro in alveo non poteva essere compiuto che nel periodo invernale, alla fine dell'anno si poté procedere alla ricostruzione della quarta arcata medioevale. Delineati i profili delle arcate, per ogni concio della ghiera fu costruita per prova di montaggio una sagoma di legno. Si diede quindi inizio alla costruzione del ponteggio metallico e delle opere preparatorie, che dovevano consentire la costruzione e il disarmo delle tre arcate rimanenti entro l'inverno 1957-58. Fu un'opera immane, soprattutto se si tiene conto della necessità di ridurre al minimo l'ingombro dell'alveo in un fiume sempre minaccioso. La selva di tubi fu studiata in modo da non pregiudicare il lavoro di montaggio dei blocchi. Ricollocati nella primitiva posizione a mezzo di gru elettrica a ponte scorrente su binari alla sommità delle strutture portanti. Gettati i tavolati di intradosso, delineanti gli antichi profili delle arcate, i blocchi portati dalla decovilla ai piedi del ponte e sollevati dalla gru elettrica cominciarono uno per uno a raggiungere la loro sede. Tutto fu calcolato in modo da giungere alla chiusura degli archi e quindi al disarmo in tempo utile per liberare l'alveo dalle strutture di ponteggio e non impedire il deflusso delle piene primaverili. Per evitare deformazioni, la posa delle ghiere in pietra fu fatta a settori, così da equilibrare i carichi. Nel marzo del 1958 i laureandi del Politecnico di Milano vennero in visita al cantiere. La costruzione delle arcate era ormai a buon punto e le armature metalliche in via di smontaggio. Thank you.
l'ultimo ad essere insediato fu il concio raffigurante il dio Adige, che fu collocato felicemente in chiave alla seconda arcata a valle. Il lavoro proseguì quindi nell'estradosso e nel montaggio delle centine di paramento a valle e a monte. Ogni concio venne collegato a quello contiguo per mezzo di graffe metalliche fissate con colate di piombo, così com'era nella struttura originaria. Terminata la ricostruzione statica e artistica, si procedette alle finiture delle opere stradali e successivamente al collaudo. Finalmente, il 3 marzo 1959, dopo 12.500 giornate lavorative, il ponte poteva dirsi terminato in ogni sua parte e una pagina tra le più importanti della storia di Verona onorevolmente ricomposta. Le pietre del ponte sono tornate ad occupare il loro antico posto e, come parole di un eloquio brutalmente interrotto, hanno ripreso il loro bimillenario discorso.